perché il 16 febbraio illumino di meno e... facciamoci raccontare una adesione che ci sta particolarmente a cuore perché mette insieme tantissime cose, è l'Unione Italiana Sport per Tutti, siamo a Pesaro Urbino, l'adesione della sua presidente al nome della WISP, Maria Assunta Bagnara. Maria Assunta, buonasera. Ciao, buonasera. Buonasera. Grazie, grazie Paolo. No, no, ma grazie a te, grazie a lei, grazie alla WISP. Ma la tua prima adesione, Maria Assunta, ci piace perché è la categoria un po' moral suasion, cioè quegli ascoltatori e ascoltatrici che vanno un po' in giro, cercano di tirare in mezzo anche gli altri e diventano, come tu hai ammesso, a volte un filo pedanti. Si ecco, chiama però... scassa minchia. Esattamente. Scassa minchia, credo. Però prego, noi siamo prego. Con te, Maria Assunta, raccontaci in che modo, diciamo, sei sempre più sostenibile. Io sono una lumino di meno seriale perché attuo queste cose non solo a casa mia ma anche a casa di amici e parenti. In particolare soddisfazione questo Natale che andavo in giro nelle case delle zie spegnendo le luci, staccando le spine delle televisioni, cosa che faccio anche a casa mia. A casa vivo con il mio compagno, praticamente dopo le 4, le 5 abbiamo in casa accese solo due lampade, che sono le lampade che sono i tavoli dove lavoriamo, dei computer, perché le altre le hai spente tu, scrivi con un italiano meraviglioso, risultando financo anche un po' pedante. Sì, perché anche quando vado in casa degli amici, addirittura in casa di estranei che adesso mi scopriranno, io faccio il giro della casa, purtroppo lo ammetto, spengo quello che secondo me non è necessario e ogni tanto mi è capitato raramente di staccare le spine della televisione, delle televisioni. Questo è bello, beh, soprattutto se è su Mediaset, cioè, staccala sicuramente, insomma. Poi l'obiettivo 2024, ma questo è stato un po' un'idea e sarà una scelta egoistica, perché obiettivo 2024 provare a vivere senza frigorifero. Senza frigorifero, a Pesaro, che vuol dire non è proprio la Lapponia, ecco, come pensi di organizzarti? Perché guarda, allora, viviamo in una città comunque piccola e faccio un lavoro per il quale mi posso permettere di consumare giornalmente. Se apri il frigorifero in questo momento a casa, generalmente è così, c'è il parmigiano, la frutta e gli yogurt. Di chi sono gli yogurt? Il mio compagno. Perché tu... cioè, tu cosa faresti? Li metteresti in balcone o li consumeresti seduta stante? Frutta e verdura sul balcone troverò. Di yogurt il mio compagno si attacca comprando lo yogurt piccolino, e che il mercato è bastardo perché adesso producono gli yogurt 200 grammi, quindi tu te lo puoi conservare in frigo. Lo costringerò, quando ha voglia di yogurt, a comprarsi uno yogurt al giorno. Non vorrei Maria Assunta compagno, Bagnara sì. Contro il compagno e contro la Danone. Senti, perché tu sei veramente una donna spegne luci, cioè quando vedi qualcosa di acceso, mi raccomando, se vai a trovare la zia in ospedale non staccare le spine, metti che no, è il respiratore la cosa, cioè. Però quella lucina sempre accesa e basta, no? Esatto. Io capisco, Maria Assunta, hai ragione. Senti, ma l'Unione Italiana Sport Popolari come c'entra in tutto questo? Ma guarda, perché Deo Gracias, due anni fa dalla WISP nazionale è partita la campagna sul tesseramento cartaceo, perché noi stampavamo le tessere e quindi ogni tessera era carta, inchiostro, plastica, centinaia di stampanti che andavano a manetta. Due anni fa, non si stampano più tessere e poi hanno la tessera sul telefonino, la tessera digitale. Questa è stata una svolta. Tu non hai idea di cosa farebbe il PD pur di stampare qualche centinaio di tessere. Ah. Riceverai la loro chiamata probabilmente. Ridendo Maria Assunta. Maria Assunta, grazie mille, ti sei fatta vedere al Caterraduno, anche essendo tu a Pesaro, città che ha adottato il Caterraduno. Of course, come si dice. Vabbè. A Pesaro, giustamente. Anche se io sono originaria di Reggio Calabria e ci tengo a dirlo. Certo, sì. ci mancherebbe. Perfetto, allora noi ringraziamo intanto te, il tuo compagno, molto anche
anche perché comunque c'è della, no? C'è dell'amore, della pazienza, e della tolleranza, yogurt. Dello yogurt che io continuerei a fargli mangiare perché secondo me ne ha bisogno, di fermenti lattici per evitare esatto. che nello stomaco si formi quella bile furiosa. Esattamente, certo. E, grazie mille, abbiamo bisogno di tutti quelli come te, ovvero fanatici come noi, perché il fanatismo diciamo è brutto, però a volte in questo fanatismo ambito fa delle cose luci. Buone assolutamente, ecco, esatto. Mi illumino di meno, ho fatto anche cose buone, ricordiamololo a chi ci detrae. Grazie, sì, non lo so, grazie Maria Assunta.